tutto può accadere da un momento all'altro. Per i diplomatici e i soldati francesi, responsabili della protezione di migliaia di afghani minacciati dai talebani, ogni tentativo di evacuare civili si trasforma in un'impresa. A partire dalla questione sulla vera identità di chi lascia l'Afghanistan. Presso la base aerea 104 di Al-Dafra, a 30 km da Abu Dhabi, dove l'aviazione francese ha allestito un ponte aereo da Kabul, il ministro degli esteri francese ha incontrato i profughi appena sbarcati. Ed è da questa base negli Emirati che sono transitati anche 5 afghani diretti a Parigi, 5 uomini posti ora sotto sorveglianza nella capitale francese secondo le leggi dell'antiterrorismo. Uno di loro avendo momentaneamente lasciato l'area che la Direzione Generale della Vigilanza Interna gli aveva detto di mantenere, è stato preso in custodia. Il ministro degli interni francese Darmanin, cercando di smorzare le polemiche sulla sicurezza, ha fatto notare che si sono seguite tutte le procedure standard, assicurando che non ci sono rischi per la sicurezza dei francesi e del paese. Chiunque arrivi in Francia è sottoposto a controlli serrati. Abbiamo evacuato più di 1000 afghani e circa 100 francesi in poche ore da Kabul, ha detto il ministro Darmanin. Tra questi 1000 afghani ce n'era uno legato ai talebani, ma che ha collaborato con la giustizia francese. La questione della vera identità di molti afghani in fuga è motivo di preoccupazione generale in Europa e in Gran Bretagna. Un cittadino afghano senza visto né documenti è riuscito a raggiungere Birmingham salendo a bordo di un volo di evacuazione. Un particolare che, secondo il segretario alla difesa Wallace, non deve destare preoccupazione. Non bisogna essere così allarmati come titolano alcuni giornali. Voglio rassicurare sul fatto che questo processo sta funzionando e chi non può lasciare l'Afghanistan viene sempre segnalato. Finora più di 50.000 persone hanno già lasciato il paese. Francia, Germania e Spagna hanno chiesto più tempo per rimpatriare tutti i loro cittadini. La deadline del 31 agosto, giorno in cui Washington prevede di completare il suo ritiro dall'Afghanistan, potrebbe però non essere rispettata.